Attenzione, è l'M1911, che ha un suono bruttissimo, devo dire. Però la voglio trovare. Drone d'assalto pronto. Cioè, sentite che suono ridicolo, eh. Cioè, non si può fare un suono a questa pistola così. Però ammazza, c'è da dire. UAV alleato online. Salve. Finite colpi. L'ARX è un'arma che quando la raccogli è fortissima, però quando la metti tu in classe fa cagare. Cazzo sa di dirla. Sì, lancio di rifornimenti, figa. Il suono del lancio di rifornimenti è una delle cose più esaltanti della storia di Call of Duty, questo c'è da ammetterlo, cazzo. Quando senti quel rumore lì ti esalti, raccogli uno stile e ammazzi tutti, poi, cioè, non so se mi spiego. Oh, sempre in partita in corso, sempre in una cazzo di partita in corso. Tra l'altro li stiamo devastando proprio. Ok, EMP. Porca troia, puttana. Dai, manca ancora 50 punti. No! Ma dai! Bastardi, cazzo! Dovete morire, figa, voi con la spingarda. Olè, cadiamo nel buco, ma vaffanculo, va. Ciao a tutti amici pro e amici nerd, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video di Road to Call of Duty 2016. Basta dirlo in inglese, figa, basta, cioè non è che devo dimostrare niente che so l'inglese. Comunque, siamo qui con un nuovo personaggio, con delle nuove classi per parlare di mille cose, perché davvero ne ho mille di cose da dire a sto giro. Allora, nelle pillole userò l'M16, ok? Perché sì, perché non ho voglia di prendermi la responsabilità di parlare e usare un'arma difficile da usare. Quindi, come ho fatto una volta già, se vi ricordate. Anzi, se vi ricordate, perché sì. Useremo la K47 Leggenda, che hanno sbloccato praticamente tutti, quelli che hanno giocato qualche weekend fa perché la davano gratis in pratica, con questa classe qui che è Stealth. Non mi possono vedere sul radar e hanno tutte le classi con la K, ho messo 4 killstreak, molto facili da tirare, facili. Silenziata, 3 accessori, massacro. Mimetica, oro. E ho sbloccato anche mimetica in fibra carbonio, come se poi neanche esistesse. 150... Per sbloccare la fibra in carbonio bisogna fare 150 kill senza specialità, cioè senza perk. Quella oro invece 200 kill senza accessori. Ebbene, io ho fatto una classe senza accessori e senza perks e le ho fatte entrambe, ok? Due piccioni con una fava, si dice. E cosa ho scoperto? Ho scoperto la prima pillola, grazie a questa mia prova, che mi fa dire, cazzo, in avia hanno capito tutto. Perché? Perché ve lo dico dopo la pillola, appena muoio la prima volta, insomma, perché la prima pillola riguarderà appunto i perk. Perché ovviamente quando ho sbloccato queste due mimetiche ho sofferto molto gli accessori perché contengono mira fulminea, eccetera, eccetera, mentre le specialità non le ho subite per niente. Allora, intanto, vedete la mimetica oro, che nella versione leggenda, attenzione, è diversa rispetto alle altre versioni della K, perché vedete che è ruvida, non è liscia, plastica, è rigida, ruvida. In realtà sono rigidi, gommosi, capito? Non so se il concetto è chiaro. Sono plastici, ma sono plastici, rigidi, quindi sono degli organigrammi, anzi vi inquadro questi così è meglio, è più chiaro il concetto, perché spesso uno dice, ma che c'è? Ok, basta. Mentre in altre versioni liscia. Vedete? Sono rigidi. Sono rigidi. Comunque, beh, sta classe qua non dovrebbero vedermi. Anche se non ho l'occultamento. Però non dovrebbero vedermi perché, appunto, l'UAV non gli servirà niente. Lui però mi vede, cioè, perché non è cieco. E invece è cieco. Vabbè, pazienza. Non gli ho messo, ovviamente, headshot beach. Non gli ho messo, ovviamente, né occultamento né silenzio di tomba perché non avevo più spazio e ho voluto mettere i 3 accessori a tutti i costi. In ogni caso, siamo qui. Con un cecchino che ci vuole ammazzare. E noi ci facciamo ammazzare, ovviamente. Allora, qua siamo già in difficoltà nera perché... Oh cazzo, schio un nemico. Oh mio Dio, che kill. Oh mio Dio, che kill. Spero non mi abbiano visto. Sono ancora vivo, sì. Tra l'altro sì, sentite che gode una tipa, non è Megan Fox, perché in sto gioco qua le tipe fanno cagare. È la prima volta che uso una tipa a sua V. Morto. Morto. Attenzione che qua siamo assolutamente in pericolo.
Porca merda, raga, sono tesissimo. L'UAV ovviamente non mi vede. Però non è il caso di esaltarsi, perché c'è questo qua che verrà bersagliato, quello lì. Andiamo di dietro. Allora, scusate se sono un attimo concentrato, ma ci terrei a non morire. Però sappiamo che appena si dicono ste cose su quello più si muore. Quindi perché le devo dire? Speriamo di non morire, cioè è ovvio che adesso muoio. Vaffanculo, sono alleato, cazzo. Vai, l'UAV ce l'abbiamo. Ci abbiamo anche il drone d'assalto. Vediamo l'UAV. Quello lì non è un amico. Vai. Ok, torretta remoto, questa che volevo. Però facciamo anche l'altro, il quarto, se riusciamo. Dai, cazzo. Che cazzo fa qua? Gira col coltello. Oh, cioè il mio drone ha ucciso me. I perks. Allora, voglio le solite tre categorie perk, cioè rossa, gialla e blu. Più, se volete, mettete una quarta categoria, ma non fate le sette categorie di Ghost con indistintamente la possibilità di mettere tutti i colori di diverse valenze, così, perché sebbene l'idea sia carina, quella di Mark Rubin, è un po' troppo sbilanciata, come abbiamo potuto vedere, perché con 11 punti perk uno fa delle combinazioni assurde senza badare a colori, senza badare a un cazzo. Quindi fate come il vecchio stile, con i tre cosi, senza le specialità pro, ma con la possibilità magari di metterne due di uno stesso colore al massimo, ma non sei di tre colori, cazzo, roba del genere. E come quello che volevo dire è che devono essere bilanciati come su AV, ovvero che non ti squilibrano il gioco, ovvero te non è che fai le kill per i perk devono essere un piccolissimo vantaggio al giocatore. Cioè, se io gioco senza perk, però qui mettiamo gli obbligatori, non mettiamo i pick 10, i pick 13, così che uno può anche non metterli. Però non devono essere essenziali i perk, cioè la skill deve essere del giocatore, i perk sono un piccolissimo supporto. Ripeto, se volete mettete il quarto colore, che ne so, il verde, se volete dare più profondità a livello di combinazione perk, ma non fate una roba come su Ghost troppo importante, troppo da rimanerci sotto. Cioè devono essere più importanti i potenziamenti sulle armi che i perks, secondo me, del soldato. Ho dato per implicito che non voglio i pick 10 o pick 13, cioè i perk sono quelli, gli accessori sulle armi sono quelli, le killstreaks non ti occupano posizioni di altre cose che potresti mettere. Vecchio stile. Se no non si capisce più un cazzo. Anche se su AV, comunque, ripeto, c'è il bilanciamento, ma va bene per AV, va bene per gli esoscheletri, va bene per quello. Pick 13. Qui le classi come su Ghost, ma coi perks bilanciati di un qualsiasi Modern Warfare. In ogni caso, bilanciamento. Bilanciamento. E non voglio un perk che ti aumenta il danno delle armi, ovviamente. Vabbè, no, non commentiamo che è meglio. In ogni caso, cosa volevo farvi vedere da Torretta Robot? Intanto cambiamo classe già, mettiamo l'altra così vedete anche. Volevo farvi vedere questo. Modulare, è un potenziamento delle torrette, ok? E vi permette di togliere la parte superiore della torretta per ammazzare la gente. Ovviamente non ha una precisione incredibile, però li ammazza. Cioè, non so se è chiaro il concetto. Tra l'altro, quando morite vi rimane in classe. Adesso non mi rimarrà perché ho cambiato classe, ovviamente, però... Cioè, che figata è? Mi ha aperto un mondo a me sta roba. Vaffanculo, stronzo di merda. Ah no, c'è ancora, nonostante ho cambiato classe. Perché non lo so, non chiedetemelo. La Sledgehammer Games forse ha visto che ho rosicato un attimo, quindi me l'ha lasciato. Cioè, però figa, che palle. Sto facendo anche un buono score, ovviamente sto peggiorando lo score per colpa di quest'arma di merda che voglio farvi vedere, perché non lo sapevo, cioè, lo sapevo, ma ho detto, ma chi se ne fotte, cioè, non mi interessa. E invece, cioè, girate con una roba del genere, cioè, se tutti lo sapessero, lo farebbero tutti. Però nessuno lo sa, quindi nessuno lo fa. Cioè, io penso che lo farebbero davvero in tanti, ma ne abbiamo uno sopra o sbaglio? Eh sì che ce l'abbiamo sopra, muori. Ok, adesso cerchiamo di fare killstreak anche qui, perché c'è questa versione della torretta sganciabile. C'è, però se sto divagando, dovrei un attimo commentarvi la pillola che vi ho rilasciato. Comunque, questa versione c'è anche nella versione lanciarazzi e a laser, ok? A energia laser. E quindi è il delirio. Cioè, è il delirio, ok? Comunque, dalla pillola cosa dovevo commentare? Dovevo commentare che su AV i perk non mi mancano se non li metto. Su Ghost, se non giochi con i perk, hai perso, ok? Era questo principalmente che volevo commentare. Per quanto sia carina l'idea dei tanti perk di diverse valenze, su Ghost sono troppo importanti. Mi fa incazzare sta roba. Ok, ho finito i colpi della torretta, quindi usiamo la K d'oro. E cerchiamo di non morire, così almeno magari chiamo anche quello che gira con lo scudo. Ce l'ho anch'io lo scudo, attenzione.
non ve lo faccio vedere se non spreco energia. UAV alleato in sorvolo. Oh cazzo, ma qua ce n'è uno che canta, beh. Ma perché? Aspetta, qua c'è gente che... Cioè, il mio UI... il mio UAV non ne vede mezzo. Oh cazzo, sto qui però un camper di merda. Minchia, meno male mi ha lisciato, sono mi incazzavo già qua. Ok, rubiamogli. Non me la ruba. Oh cazzo, sto qua. Mi fa paura. Allora, fa... Vai a morire, grazie. Vedete che non è ruvida? Questa qui è liscia. Questa K47. Fanculo, bastardo, perché non devono morire? Sì, cazzo, con la Semtex. Queste sono le godurie della giornata, proprio, ammazzare la gente con la Semtex. Comunque. Cazzo, mi sto cagando in mano. Se... Se, cazzo... Perché mi dà ancora 175 punti per la torretta? Due kill devo fare. Devo fare assolutamente due kill. Non facciamoci fare collateral, magari. Drone ricognitore attivato. Oh, cazzo, arrivano, raga, arrivano. Via, 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 via. Qua non c'è neanche grande te col coltello, sei un idolo. Calma. Calma. Grande te col coltello, sei il mio idolo, cazzo. Ok, abbiamo una torretta lanciarazzi che toglieremo dalla torretta. Cioè, non so se chiaro il concetto. Poi, magari con quella della pillola farò vedere l'altra. Se riesco con l'M16 a fare una... Sì, bombardamento addirittura. Datemi il cazzo di ball, porca troia. E vai col bombardamento, figa. Vai col bombardamento, figa. Vai, figa, vai. Mamma mia, che partita incredibile. Porca troia. Madonna. Sì, uno. Quando usano gli altri... Ah, due, ok. Madonna, non mi fermano più. Stira la DNA bomb. Stiamo calmi. Allora, la prossima morte useremo lì il coso per cazzeggiare della torretta. E quel cazzo che volete utilizzeremo. Vi sgancerò la pillola la prossima morte. Comunque, calma. Cioè, qua li stiamo arando, eh. Ok che c'è uno che usa il coltello. Ok, tutto, ma li stiamo arando. Oh, cazzo, qua ce n'è uno, però. Oh, merda. Oh merda. Parliamo di killstreaks. Allora, su AV sono bilanciate. Su Ghost sono bilanciate. Però le voglio come su MV3 come su Ghost. Cioè con le tre categorie: assalto, supporto e specialista. Specialista, ecco, qui però, sebbene i perk di prima avevo detto che devono essere bilanciati, però la somma di tutti i perk secondo me deve essere una roba tipo super soldato di Modern Warfare 3. Cioè, per andare a fare la nuclear si usa la serie specialista per forza, ok? Quasi per forza, perché ti potenzia, ok? Come sono venuto a... Ecco, la somma di tutti i perks, sì, ti deve dare un bel vantaggio, non deve essere, diciamo, di un piccolo supporto come i perk base. Quindi la somma, sì, deve essere, deve fare la differenza. E quindi con la classe specialista, ovviamente, con le killstreak specialista, ovviamente, si va per la nuclear. La serie supporto deve essere supporto, non voglio bombardamenti stealth che arano l'intera squadra nemica. Voglio supporti tipo contrattacchi UAV, munizioni, giubbotti antiproiettili se bilanciati, come su Ghost comunque, perché sono venuti erano troppo forti, e tutte queste robe qua. Non voglio troppa roba che uccide, o al massimo una roba di supporto che uccide potrebbe essere una roba che fa massimo una, massimo due kill, ok? Però già ad esempio 10 kill non di fila, ovviamente, perché i supporti non sono di fila. Mentre in assalto voglio una roba simile ad AV, ovvero con killstreaks che fanno molto male al nemico e potenziabili, perché i potenziatori sulle killstreak mi sono piaciuti molto. E tra l'altro voglio killstreaks, non point streaks, con soltanto la variante che c'è anche in Modern Warfare, cioè che se te conquisti una bandiera di dominio è come se fosse una kill, per dire. Ok? Il tutto ovviamente all'insegna del bilanciamento. Penso che così sia davvero bello. E ovviamente se c'è una killstreak che fa 2 miliardi di kill, mettetela a 20 uccisioni di fila, non a 7, cazzo. Il cane che ti segue lo eviterei, oppure se lo volete mettere, mettetelo, ma cioè non OP come su Ghost, anche se dava soddisfazioni, però vabbè. E niente, dai, in questo modo io gestirei le killstreaks. E vabbè, raga, avevo due contro, finché era uno, ok. Allora, proviamo. Non l'ho mai usata la torretta con lanciarazzi, ma neanche quella di prima l'ho mai usata. Mi è venuta in mente a me sta roba oggi. Vediamo un po' com'è. Oh mio Dio, mai vista proprio, nessuno l'ha mai usata, cioè. Sono curioso di vedere anche quella energia laser com'è. Però magari non qui che esplode tutto, usiamola. Oddio, one shot! Ma che figata!
Mamma mia, meno male che la gente non la sa sta roba. Sono a tutti a usare sta roba qui, eh. Ah, 4 colpi solo. Ok. Ciao camper. Cioè, è stanatore di camper questo. Madonna, 4 colpi, 4 morti. Cioè, raga, meno male che non lo sa nessuno. Vi immaginate se la gente sapesse sta roba? Adesso si qua che guardano la killcam. 5 kill, 5 morti, eh. Attenzione, assetato di sangue. No! La merda che usa anti-schegge, dai! Erano 6 kill, 6 colpi, 6 kill erano, sennò... Che peccato. Vabbè, usiamo la K, vabbè. Ma dai, ma proprio quello fermo che usa anti-schegge, che è così veterano. Schiera la mia, che cazzo è? Vabbè, la picchio per... Vabbè, lasciamo perdere. Cioè, sta roba qua mi ha sconvolto la vita, proprio. Come faccio a vivere adesso che ho scoperto sta roba? Comunque siamo 94-71. Noto con piacere che la seconda pillola non me la commento perché penso di essere già stato abbastanza chiaro. Cioè, noto con piacere che durante questo Road to Ghost le vinciamo tutte. Quindi secondo me questo code di quest'anno li massacriamo. Una K47 royalty. Ormai ce l'hanno tutti la K. Io ho sborsato 50 euro, vabbè. 31-6 ho fatto. 31. Pensavo di più, sinceramente, però vabbè, ha fatto un terzo delle kill. Lui che ha un'arma di merda, fa tutta una mimetica di merda, fa tutta sta roba. Insomma, seconda pillola sganciata, subito risgancio la terza. Armi bilanciate. Primo, significa che mitragliatrici leggere, mitragliette, fucili d'assalto, fucili a pompa, fucili a cecchino, devono essere tutte e cinque queste categorie, devono essere utilizzabili. Non che usano tutte le mitragliette come succede su Black Ops 2 o 3. Devono essere bilanciate, cioè la mitragliatrice leggera deve avere uno scopo, come lo ha comunque su Ghost e come su Modern Warfare 3. Già meno in AV. Cazzo, prendete un team di 50 volontari beta tester che provano le armi tutto il giorno nelle vostre cazzo di mappe e vedono qual è effettivamente l'arma che usano di più. Quella che usano di più evidentemente è la più user friendly o la più overpowered. Bilanciatele, cazzo. Tutte le armi devono avere un loro scopo, cazzo. Su Call of Duty 4 tutte le armi avevano un perché. Tutte. Non è che se uno usa un'arma dici che cazzo fai con l'arma di merda, no? Erano tutte bilanciate. Cioè non sto condannando le varianti di AV, perché l'idea di per sé è bellissima. Però, come vi ho detto, le voglio già tutte sbloccate, non che chi ha culo le trova, e le voglio bilanciate anche quelle. Però già fate fatica a bilanciare le diverse armi, in più se mettiamo anche le varianti rischiate di andare nello sbilanciamento. Però io comunque sono convinto che con un bel po' di beta tester che giocano dal mattino alla sera, e non parlo di beta tester, cioè gli giocatori che scaricano la beta, perché tanto non è che mi mandano i feedback sulle armi bilanciate, allora non mi frega un cazzo, loro giocano la beta ma non è che mi mandano i feedback. Quindi prendete 50 persone da chiudere in un cazzo di... in una cazzo di stanza, che vi provano le armi dal mattino alla sera, e voi in base alle armi che vedete che usano di più le dovete bilanciare. E non voglio patch che tolgono il bilanciamento dato inizialmente alle armi. Cioè, non che un'arma all'inizio del gioco sembra user friendly e dopo due patch fa cagare. Una volta preso quel bilanciamento avete la vostra responsabilità e non dovete cambiare queste cose. Al day one quelle sono le statistiche, quelle rimarranno le statistiche, come accadeva in tutti gli altri Call of Duty all'infuori di Black Ops 3, tra l'altro. Vi ho detto pure che ne voglio tante di armi, quindi davvero, se non prendete beta tester rischiate di fare cagate. Riguardante le keystrikes, comunque in generale... Adesso abbiamo le cose da aprire. In generale, ragazzi, cosa mi viene da dire? Che le killstreaks e i perks, copiateli a livello di bilanciamento da Advanced Warfare. Ovvero, le killstreaks che non sono overpowered, a parte la torretta per chi la scopre, e i perks non sono essenziali. Cioè, io quando ho giocato senza perks ho fatto degli score pazzeschi lo stesso. Senza leggero, senza propulsione furtiva, senza resistenza, senza prestigiatore, ho giocato benissimo lo stesso. Mentre su Ghost sei costretto ad avere i perk, perché sono devastanti e sbilanciano il gioco. Occultamento su Ghosts obbliga tutti a giocare col silenziatore, ok? Per quanto l'idea di base sia carina dei perks di valenza, non vale la pena. Poi vabbè, chi è il Road to 2016, to Call of Duty 2016 del bilanciamento? Tre pillole per tre bilanciatori, ok? E niente, adesso qui per questo video direi che è tutto. Cioè, noi ci spacchiamo il culo 20 ore al giorno fra scuola, lavoro, Rosic sui Call of Duty, fra bestemmie, fra litigi e cazzate. Lui invece ogni 12 ore ha una figa nuova da bombare. Porco di precane, di preschifoso.
Stavo scherzando, tutto negativo. Mostriamo questo documento storico importantissimo di Bre Andrea, tropenina, test HIV, tutto negativo. Tutto negativo. Allora, c'è una morale però in tutto questo. C'è una morale in tutto questo. Io sono stato in Thailandia qualche mese fa e ho scopato senza preservativo. Ma scopare dire poco, ho inculato, rapporti estremi, fluidi di qualsiasi tipo, senza preservativo, e avete visto? Nessuna malattia. Amici di Preisti, scopate senza preservativo, che tanto non prendete un benamato cazzo. Quindi avete capito quante cazzate vi raccontano? Perché fra poco si scopa. Spero che questo video vi sia piaciuto, ho giocato parecchio bene. Stavo per fare 6 kill con 6 colpi di lanciamissili della torretta robot. Cioè, ma perché? Ma chi sono? Ah, cazzo, i pacchetti! Perché fra poco si scopa. Vabbè, registro la pillola che avete già visto e poi apro i pacchetti. Ah, l'ho fatta io? Cazzo con gli ultimi colpi, se cazzo. Ok, signori, è arrivato il momento, ho finito la partita, è arrivato il momento di aprire sti cazzo di pacchetti. L'ultima volta mi avete portato un culo incredibile, mi avete fatto trovare l'MP40. Spero che anche questa volta mi fate trovare il repulsor che ho usato anche nelle pillole, tra l'altro. Prima quello avanzato, no, prima quello avanzato. Sì, adesso arrivo, rompicoglioni. Scherzo. A30 si apre. Vai, cazzo, vai! Recupero profilo online, mi ha detto, ma perché? Elite! Ah, però! RV1 Elite non ce l'avevo. Ah. Però vaffanculo. Il secondo, invece, prima di lasciarvi... Ma vaffanculo. Perché fra poco si scopa. Vabbè, raga, grazie per essere super la fortuna, mi avete fatto trovare un'arma comunque Elite che non avevo. Per questo video è tutto, vi aspetto per l'ultimo episodio del Road to Ghost, ultimo tra virgolette, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!